nuovo video. Come avrete già letto dal titolo, oggi parliamo della recentissima uscita delle nuove palette di Mulac, le palette di illuminanti. Gli illuminanti ovviamente sono il prodotto del momento e quindi credo che questa uscita sia davvero molto azzeccata per quanto riguarda Mulac. Io mi sono lasciata davvero coinvolgere da questa uscita e ho acquistato parecchi pezzi di questi prodotti nuovi. Allora, in questo momento sono uscite tre nuove palette di illuminanti, due delle quali sono palette che contengono illuminanti in crema e una che contiene illuminanti in polvere. Le palette sono composte da 4 cialdine ognuna e sono palette completamente componibili, cioè voi potete decidere di acquistare la palette già composta da Mulac oppure potete acquistare la palette vuota e comporla come meglio volete, quindi mixando i prodotti in crema e i prodotti in polvere come meglio preferite. Appunto, come vi dicevo, io ho acquistato due palette, ho acquistato la palette di illuminanti in polvere e una delle due palette di illuminanti in crema più un altro illuminante in crema preso singolarmente. Trovo molto buona l'idea di far uscire già da subito i refill che possono essere acquistati singolarmente, in modo che ognuna di noi è libera di comporre la propria palette come meglio crede. In questo momento i prodotti sono scontati, se non erro, del 15% in offerta lancio e lo saranno credo fino al 15, se non ricordo male, di luglio, ma vi rimando al sito di Mulac per tutte le informazioni del caso e magari ve le scrivo meglio qua sotto nell'info box, dove vi scriverò comunque tutti i nomi, tutti i prezzi dei vari prodotti. Parto col mostrarvi che cosa ho deciso di acquistare. Come sempre faccio una menzione d'onore al servizio di spedizioni di Mulac, che è davvero efficiente. Io ho ordinato praticamente l'altro ieri, che è stato il giorno dell'uscita, quindi mercoledì, e oggi che è venerdì ho già ricevuto il mio pacco. Non vi ho detto prima che questo sarà sostanzialmente un video spacchettamento, quindi haul più che altro, dove vi mostrerò gli swatch dei prodotti che ho acquistato senza potervi dire più di tanto sulla resa, perché non li ho ancora provati effettivamente. Magari vi farò più avanti, se vi interessa fatemelo sapere, mi raccomando, un video applicazione e comunque review quando li avrò provati. Ma ci tenevo a mostrarvi in anteprima gli swatch e le palette, in modo che ovviamente dovendo acquistare online possiate avere un'idea più chiara degli swatch. Ci sono sicuramente quelli fatti da Mulac che sono certamente ottimi, ma secondo me avere sempre qualche termine di paragone in più è sempre utile, per cui vi faccio volentieri questo video. E vi dicevo, menzione d'onore per il servizio di spedizione, che è stato velocissimo, ultra preciso e ultra accurato. Il pacchetto mi è arrivato imballato molto molto bene, le cialdine erano tutte ben protette e quindi sono molto soddisfatta del servizio di spedizione di Mulac. Mi è arrivato per la prima volta uno scatolone enorme, come potete vedere, e all'interno appunto ci sono i prodotti che ho acquistato. Il pack esterno appunto di queste palette è un packaging classico di Mulac, quindi come potete vedere nero, opaco, con la scritta Mulac in bianco e il nome della palette qua di fianco. In questo caso è la Skin Light 1 e vi ho già svelato la palette in crema che ho acquistato. E la palette in crema, a proposito, che ho acquistato io è una palette in realtà che è stata composta in questo momento da Mulac con queste 4 cialdine, che però sono cialdine già presenti nella collezione permanente di Mulac. Per quanto mi riguarda, ho deciso di acquistare questa piuttosto che la Skin Light 2, che è quella invece che contiene le tonalità più nuove. Ne contiene infatti 3 totalmente nuove su 4. La quarta è la cialdina Glowgasm, che appunto era uscita con l'omonima collezione e che io già possiedo, avevo acquistato appunto con l'uscita della collezione Glowgasm, che era la collezione estiva dello scorso anno e che vi mostro qua. Vedete, io ce l'ho nel packaging vecchio perché appunto l'avevo acquistata in occasione dell'uscita di quella collezione. E questo è l'illuminante Glowgasm, che io ho utilizzato ma non tantissimo, perché si tratta di un colore comunque piuttosto particolare. È un pesca con dei riflessi dorati, ma anche pescati e rosati.
che non è di facilissimo indosso, cioè non è secondo me un illuminante da tutti i giorni. Mi sono convinta però ad acquistare la palette con le cialdine in crema perché ho sempre amato la texture di questo prodotto. Se il colore non mi è risultato mai facilissimo da utilizzare, invece la texture mi ha sempre convinto molto, perché pur essendo in crema è un tipo di texture molto facilmente sfumabile, che non va a fare macchia, è di semplice utilizzo anche da chi non è abituato ad utilizzare prodotti in crema per il contouring, per l'highlighting e quant'altro. Quindi la texture mi aveva sempre convinto, certo non sentivo l'esigenza più di tanto di acquistare i prodotti in crema, quindi finora non l'ho mai fatto, ma devo dire che questa uscita mi ha conquistato e mi sono convinta ad acquistare appunto anche gli illuminanti in crema, anche perché trovo che la palette Skin Light 1 sia un po' il complementare della palette Get Rich Quick, che è appunto quella con gli illuminanti in polvere. Ma partiamo per gradi. Le palette si presentano in questo modo, invece sono fatte così. Sono delle palette che sono identiche alla palette Macramé, tanto per intenderci, che è già presente e appunto nella linea permanente di Mulac, ma se in quel caso ci sono 8 posti per le cialdine, in questo caso si tratta appunto di una palette da 4, che trovo molto comoda come formato anche per essere portata in viaggio, e questa è la palette Get Rich Quick. Non vi ho mostrato che al di sopra la palette ha anche questa plastichina con il nome delle cialdine, fatta in questo modo, e la palette ovviamente vi arriva anche con una protezione per il vetro, questo anteriore, che io ho già rimosso ovviamente, altrimenti non avreste visto niente. E appunto questa è la palettina con gli illuminanti in polvere, quindi la Get Rich Quick, e qui invece abbiamo la palette Skin Light 1, che è la palette appunto di illuminanti in crema che ho deciso di acquistare io. E come vi dicevo, trovo che queste palette non si completino a vicenda, ma siano complementari, nel senso che se siete amanti di un highlighting piuttosto strong, io trovo che le colorazioni contenute qua possano abbinarsi tranquillamente con quelle contenute nella palette con gli illuminanti in polvere. Vedete, le tonalità si sposano perfettamente, quindi appunto se amate andare a fare un highlighting molto marcato, potete andare ad applicare al di sotto il prodotto in crema e al di sopra fissarlo con il corrispettivo colore appunto in polvere. Ultimo illuminante che ho acquistato e che vi mostro è appunto invece una cialdina singola, che fa parte della palette Skin Light 2 e che mi aveva particolarmente convinto dagli swatch che ho visto fatti appunto dalla Cindina. Allora, in questo caso io ho deciso di acquistare non il refill, ma direttamente appunto la cialdina con il suo packaging esterno. In ogni caso la cialdina mi è arrivata separata dalla palette, mi è arrivata dentro questo cartoncino e protetta ulteriormente da questa plastichina. Io poi ovviamente l'ho posizionata qua, e si tratta in questo caso dell'illuminante in crema Mirror. Questo colore mi ha convinto particolarmente, quindi ho deciso di acquistarlo singolarmente, perché appunto per me acquistare l'altra palette non sarebbe stato conveniente, un po' perché trovo che gli altri illuminanti presenti siano un po' troppo particolari e un po' troppo scuri forse per la mia carnagione, e in più perché appunto nell'altra palette è già contenuto un illuminante che io già possiedo, che è il Glowgasm, che era uscito con appunto con la collezione estiva dell'anno scorso. Vado ora a farvi gli swatch e torno. Eccomi di ritorno con gli swatch pronti e parto col mostrarvi la palettina Get Rich Quick, quindi quella con gli illuminanti in polvere. Posso già dirvi che la texture di questi illuminanti è estremamente burrosa e ricorda molto, almeno per quanto mi riguarda, quella degli illuminanti di Jeffree Star. Se qualcuna di voi possiede gli illuminanti di Jeffree Star, mi faccia sapere se trova che la texture sia simile. Io ne possiedo solo uno, e di quelli di Jeffree Star appunto, e trovo che la consistenza sia davvero molto simile. Ma bando alle ciance, questi sono gli swatch della palette appunto con gli illuminanti in polvere. Quindi partendo da qua abbiamo Glow Bunny, che è appunto questo illuminante sul color avorio.
Qua troviamo invece Typical Verve, un colore sicuramente più pescato. Questo che è Get Rich Quick, che è appunto il colore che dà il nome a tutta la palette, che come vedete è un color oro spettacolare. E infine qua abbiamo Freaky Doll, che è questo illuminante dal riflesso rosato. Anche questo secondo me è molto particolare e bellissimo. Ora, io non credo che siano necessarie tante parole, potete vedere sin da voi che la scrivenza è davvero buonissima e anche proprio il potere illuminante è altrettanto buono. Ora ovviamente io ho fatto questi swatch senza sfumarli, ma vi mostro che sono anche abbastanza facili da sfumare e quindi piuttosto dosabili, vedete, si sfumano molto bene. E quindi questo mi dà l'idea che siano anche facilmente dosabili sul viso. Ovviamente però, come vi dicevo, si tratta in questo caso di un video swatch e spacchettamento, quindi vi farò sapere sicuramente più avanti come mi sono trovata con questi prodotti, quindi si tratta semplicemente di prime impressioni. E vi mostro ora gli swatch invece della palette Skin Light 1, che sono questi. Devo dire che qua alcuni colori mi hanno un pochino delusa, in particolare questo, di cui ora vi dico il nome, prendo un attimino la plastichina. Allora, qui troviamo Flash, che anche in questo caso questo illuminante sul color bianco avorio. Qua troviamo Glam, che è forse quello che mi piace di più di tutta questa palettina e che trovo più facilmente sfruttabile perché, come vedete, è sì particolare ma anche molto, secondo me, naturale una volta steso sul viso, soprattutto su una carnagione leggermente abbronzata come quella della mia mano in questo momento. Qui abbiamo il colore che, come vi dicevo, mi ha un po' deluso, che è Spark, che in teoria è questo illuminante sempre dal tono leggermente dorato, giallastro dorato, sì. E qui troviamo invece Flare, che anche in questo caso ha un tono decisamente più rosato. Infine qui trovate swatchato Mirror, che è secondo me qualcosa di spettacolare, guardate che bello, ha questo tono leggermente beige con questi riflessi sia un pochino rosati ma anche un po' pescati, è davvero qualcosa di fantastico. Devo dirvi che swatchandoli la texture di Mirror mi è sembrata decisamente diversa rispetto a quella di queste altre cialdine, quindi di quelle già presenti nella linea permanente. Mi sembra più scorrevole, più facile da applicare e anche proprio più facilmente sfumabile. Ha un tono bellissimo ed è forse il colore anche in questo caso che preferisco, cioè i miei preferiti di quelli in crema sono sicuramente questo che è Mirror e questo che invece si chiama Glam, sono sicuramente i miei preferiti. Ovviamente vedremo come si comportano sul viso, anche questi comunque hanno una texture che trovo buona, eccezione fatta appunto per questo Spark che, non so, non mi sembra omogeneo in applicazione, mi sembra un pochino difficile da applicare, da sfumare, non lo so, non mi ha fatto una buonissima impressione, sembra quasi non essere del tutto omogeneo pur essendo così chiaro, non lo so, vi farò sapere più avanti. Vi ho swatchato qua, giusto come bonus, anche appunto Glowgasm, che è sempre l'illuminante in crema che già possedevo, e come vedete si tratta appunto di un illuminante piuttosto particolare, sicuramente un pochino difficile da utilizzare tutti i giorni, motivo per il quale insomma non l'ho utilizzato spesso, ma come vi dicevo la texture invece mi ha sempre convinto parecchio, per cui sono stata tutto sommato felice di acquistare questa palette di illuminanti in crema. A volte lanciarsi nuove sfide è stimolante, quindi sicuramente metterò all'opera questi prodotti e vi farò sapere come mi ci sono trovata. Per ora spero che questo video swatch vi sia stato in qualche modo utile, fatemi sapere se anche voi avete acquistato questi prodotti, se intendete acquistarli, fatemi sapere se vi interessa appunto un video applicazione e review una volta che avrò provato bene tutti questi prodotti e avrò un'idea chiara appunto di come si comportano sul viso. Niente, per ora vi ringrazio di aver visto questo video, come al solito se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollicino in su, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Io come al solito vi mando un mega bacione e sempre se vi bacio, vediamo presto al prossimo video. Ciao!